Myself as the beginning really of an exploration. That's the reason we're exploring. You don't know what you'll run into on an exploration. What the sky looks like, what the stars look like. Do they still twinkle or are they a steady light when you get outside the atmosphere? Saluto a tutti gli amici di PokerRoom.it, siamo al PPT di San Marino e questa è la quarta tappa di questo importante circuito. I giocatori iscritti oggi sono stati 113 al momento, ma ricordiamo che le iscrizioni sono ancora aperte. Ci si aspettano grandi numeri per questa tappa, essendo una location strategica. Vedremo nei prossimi giorni come proseguirà il torneo. Invito tutti a seguire i nostri aggiornamenti su PokerRoom.it e vi mando un saluto da San Marino. Siamo qui al PPT di San Marino in compagnia di un grande amico di Poker Room, il nostro Sandro Tenmei Spinozzi. Ciao Sandro. Ciao a tutti. Meno male che hai detto grande amico e non grande player come poteva sembrare. Meno male ti sei corretto in tempo. Non peccare di umiltà, sappiamo tutti che sei un ottimo giocatore. Appena iniziato questo torneo, come sono stati i primi livelli? Molto carded dall'inizio, ho visto poco e niente per adesso, quindi diciamo non ho giocato grosse mani, cioè no, sono rimasto con 19.000, quindi poco meno dello stack iniziale, insomma, ecco. È ancora in fase di studio. E invece del tavolo cosa ci dici? C'è qualche giocatore complesso, qualcuno che un pochino ti preoccupa, qualche giocatore facile? Beh, il tavolo, diciamo, dove ho due grandi giocatori, la Miscia Marculet e Massimo Di Cicco. Poi ci sono un paio di giocatori da tenere un po', da guardare un po' con attenzione, perché fanno dei rilanci un po' fuori, diciamo, fuori misura, e allora bisogna stare attenti a quelli, perché magari ti portano via delle fish senza accorgertene, e allora bisogna stare attenti. Va bene, noi ti facciamo il nostro in bocca al lupo, continueremo a seguire il tuo torneo e mi raccomando, porta in alto i colori di Poker Room. Crepi il lupo e speriamo di portarli più in alto possibile. Un saluto a tutti gli amici di Poker Room, siamo qua con Nello Delli Santi. Ciao Nello. Ciao, ciao a tutti. Benvenuto a San Marino. Giocherai domani, vero? Domani. Sì. Appena arrivato, quindi un po' di riposo e domani si comincia a giocare. Bene, ti senti in forma? Abbastanza. Voci di corridoio dicono che sarà il tuo torneo, non so se vorrai toccarti per questa esclamazione. Ma assolutamente, io spero che siano tutti i miei tornei. Quindi spero soltanto di non avere una cattivissima sorte. Bene. Per il resto ci penso io. Noi ti auguriamo l'in bocca al lupo e di sicuro seguiremo tutto il tuo torneo. Crepi, ti ringrazio. Ringrazio te e tutti quanti gli amici di Poker Room. Un saluto a tutti, ciao. Ciao. Siamo qua con Andrea Umbrella Galli. Ciao Andrea. Ciao. Stai giocando questo Day 1A, come sta andando? Come è iniziata? Iniziata bene, sono partito chip leader, ero primo. Fatto fino adesso primo praticamente, adesso mi sono
praticamente riabbassato nella media, 33.000, 34.000. Perché praticamente ho dovuto foldare un KK, raise, re-raise, flop negativissimo, troppe out a suo favore. Avevo solo 2K a mio favore. Lui comunque aveva un asso, un progetto di bilaterale, una bilaterale. Per me era impossibile mettergliele tutte, anche perché comunque a questo punto del torneo metterne 22.000 ancora un po' pesante. Ancora un sacco di spazio di manovra, ci saranno di sicuro degli spot migliori. Sì, infatti adesso lo sto puntando, penso di riprendermele tutte con interesse. Quindi. Bene, bene. In bocca al lupo per il tuo torneo, Andrea, di sicuro continueremo a seguirti e forza, tieni alti i colori di Poker Room. Sì, sempre Poker Room. Un saluto a tutti. Ciao, ciao. Ed eccoci qui con Silvio Lazzaro. Ciao Silvio. Ciao, ciao. Come è iniziato questo day 1 del PPT San Marino? È iniziato male perché ho perso subito con una doppia, ho perso un 7-8.000 fish contro un colore alla river. E poi piano piano, anzi, con questo signore che ho deciso non gli gioco più contro, e poi fortunatamente all'ultima mano prima della pausa ho fatto un colore e io ho recuperato le fish che avevo perso. Okay, quindi ti ritrovi più o meno allo stack iniziale? Poco più dello stack iniziale, sì, 27-28.000. Bene, in questo momento siamo al terzo livello e i giocatori in gioco sono ancora 108, per cui è ancora molto lunga. Ci siamo ancora tutti. Va bene, in bocca al lupo Silvio, ti seguiremo. Ciao, grazie, ciao. Ciao. Ed eccoci con Alice Nuvola. Ciao Alice. Ciao Matti. Come sta andando questo day 1A? Bene, dai, siamo ancora in una fase esplorativa, però tutto bene. Un bel tavolo, speriamo. C'è qualcuno che ti preoccupa in particolar modo? Un amico, che è Claudio Cecchi, però è short, quindi adesso ha un po' meno margine di manovra, però sì, un amico di ci conosciamo da tanto, quindi non è un problema. Va bene, noi continueremo a fare il tifo per te, in bocca al lupo e forza Poker Room. Crepi.